Gedon, svegliati. Radona Gedon, alzati, andiamo. Madre, che ci fai qui? Stai ancora sognando? Siamo venuti insieme. Ora dobbiamo andare. Credevo di averti persa. Invece sei qui. Ma certo, sono sempre stata qui. Ti senti bene? Mai stato meglio. Bene, ora vieni. Ho sentito delle urla dei Gagnengea qua vicino. Dobbiamo scoprire che succede. Potrebbe essere colpa mia. Come colpa tua? Che cosa hai fatto? Allora tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Sono Reg01. Non ci allontaniamo da mammina. E come avete visto, abbiamo incominciato il primo DLC di Assassin's Creed 3. E come ci hanno fatto vedere dalla prima scenetta, Giorgio Washington ha trovato una mela dell'Eder e il nostro amato si è già buggata. E cosa molto importante, la nostra amata è viva. Perché George Washington con la mela, non sapendola utilizzare, se non mi sbaglio, ci ha chiesto una mano a noi. Però senza farla apposta l'ha utilizzata e ha creato questa... È morta la cacciatrice mentre stavamo parlando, sì. Credo di sì, eh. Sei stata tu? No, non è stata, lasciala stare. Qui ci dobbiamo ricordare come si gioca, perché non gioco dall'ultimo gameplay e nel frattempo ho giocato a tanti altri giochi e soprattutto col pad, come Red Dead Redemption, come ho detto nell'ultimo video. Stavo dicendo, George Washington ha usato per sbaglio la mela dell'Eder e ha creato questa dimensione in cui mamma è ancora viva. Washington cerca qualcuno, una donna indiana che voleva derubarlo. Beh, non mi troverà grazie a te. Cosa c'entra Washington con tutto questo? Non è più il comandante in capo, si è ritirato a Mount Vernon. No, ti sbagli, Radona Gedon. Lo sai che Washington è stato corrotto dal potere. Quale ho cercato invano di fermarlo. E ora ho attirato la sua ira sulle mie gente. Io non capisco. Questo non ha senso. Gli uomini di Re Washington stanno razziando Concord e uccidono tutti. Cercano te, cane zio. Re Washington? Vieni. Re? Come re? Non era un generale una volta, né il presidente, il primo presidente dell'America, no. E qui la mela dell'Eden l'ha corrotto la testa. Molti innocenti stanno soffrendo per causa mia. E non solo gli indiani. Dobbiamo salvarne il più possibile. Credo anche i coloni. Qui ci insegnano il salto della fede, la sincronizzazione. No, niente. Diteci solo dov'è e questa gente vivrà. Altrimenti brucerà, è molto semplice. Ma noi non la conosciamo! Molto bene. Pietà! Ci sono donne e bambini! Siete un mostro! Non potete farlo! Io vi avevo avvertito. E se non mi sbaglio, qui già lo incontriamo, Giorgino. Forse. Devi fare piano. Oh, me la ricordo sta missione. Non farti vedere. Lei che sa fare il salto della fede, non so, non si sa come, però lo sa fare. Prendili di sorpresa. Qui non ci possiamo accovacciare, fa tutto lei lì. E non mi ricordo se c'è un pulsante per fare l'assassinio o basta fare così, ok. Questo viene attirato perché ha perso l'amichetto e ammazziamo anche questo modo silenzioso. Dobbiamo andare all'atto cespuglio o possiamo fare così? No, no, no. Volevo fischiare, perché? Vabbè. Sincronizzazione 100% la facciamo un domani, dai. Okay, intanto andiamo alla chiesa perché c'è il coso. 13, apri la porta. È soltanto colpa mia. Povere persone che sono state imprigionate in una chiesa e poi bruciate vive. Soltanto perché stavo cercando una donna che non sanno neanche chi sia.
Ma poi perché Giorgino pensa... Eccola. Cannone? Palla di cannone? Sta su cavallo Giorgino? Là! Perché mi ricordo questa cosa? Fuoco! No, ha saltato palla di cannone sulla chiesa. Perché bruciarla non bastava. Che fortuna. Che corri per fuggire, ok. Va bene, ti sto seguendo. L'importante è che non mi colpisco con le palle di cannone. La cosa interessante è che c'era soltanto un cannone. Perché ci stanno bombardando così tante volte? Stavano dei cannoni nascosti che non abbiamo visto nella cinematica. Forse sì. Non me lo perdonerò mai. È una follia. Non capisco che sta succedendo. Perché Connor sa che questa non è la vera realtà. E che è tutta una dimensione alternativa a quella che sappiamo noi. Vieni qua tu. Dobbiamo uccidere due generali. Che dovrebbe essere facile se... se ci attaccano in modo legit. Infatti c'è così il disarmiamo e li possiamo uccidere. Gli altri non credo che li dobbiamo uccidere per forza, invece sì. Ma ci sono anche gli amici indiani. Una cosa che vorrei in tutti i giochi, ma non è così in questo caso, che mi dà tanto fastidio, ma tantissimo. Vabbè, la nostra madre ci sta che parla in italiano, ovvero è doppiata. Invece gli altri indiani, non capisco, come vedremo successivamente, parlano, sono doppiati. Io sono stato abituato quasi 10 anni a sentirli. Le truppe del re avanzano. Usa il cannone per fermarle. Ok, con lo spazio. Sto dicendo, l'ho sentiti per 10 anni. Più di 10 anni. Sentirli parlare nella loro lingua nativa. E poi tutta l'altra di 10 hanno deciso di doppiarli. Non chiedetemi il motivo, ma è così. Boh, forse quelli riescono a fuggire, che stanno correndo come se non ci fosse un domani. Due forse sono... sono veloci. No, ho sbagliato, mi scliccato. Sono scappati, sì, però non li dobbiamo... 3 battaglioni sono fuggiti, no, 2. Facciamo così? Che prendiamo tutte e due e nessuno ci dice qualcosa. Ah, questi era così, no? Fai di predict, cadono e muoiono. Perlomeno non abbiamo fatto fallire la missione. Sono fuggiti in 5 forse. Le truppe di Washington non si ritirano. Avanzano o muoiono. Ah, proprio come scudo umano così. Ok, forse adesso ci insegnano il punto di sincronizzazione. Ora devo rimediare. Ho scelto in cui sta la mela dell'Eden. Questo diventa sempre più incomprensibile. Ok, gli alleati sono sotto attacco. Uccidiamo anche questi. Per fortuna che il gameplay è facile, è rimasto quello di Assassin's Creed 3, non è cambiato nulla. Per ora, perché poi andando avanti aggiungono tante belle cose, che per ora non vi faccio spoilers. Così ci sono i cittadini poveri che non c'entrano nulla, non hanno fatto male a nessuno e stanno scappando dalle loro case perché... sono state attaccate prima, intrappolate in una chiesa e rischiavano di essere bruciati lì liberi. E Giorgino decide di attaccare con le palle di cannone. Proprio impazzito proprio. È una persona diversa da quella che conosciamo noi. Eccolo, infatti vi ricordavo che stava Giorgino sul cavallo. Eccola là, la selvaggia che voleva rubare la fonte, il simbolo del mio potere. Guardate bene, perché questa sarà l'ultima cosa che vedete. Sono venuto a distruggere voi e il vostro misero villaggio. Ma non è il nostro villaggio. Sarà risparmiato. Oh no, di nuovo. Comandante Washington, perché fate questo? Dopo quello che abbiamo fatto insieme, vi scongiuro, tornate in voi. Povero illuso di un selvaggio. Non sono mai stato tanto padrone di me stesso. Ora inginocchiatevi davanti al vostro sovrano. Il potere è tanto, ti dà troppo la testa. Prima di saltare in aria come meritate. Caporale, occupati di loro.
No, caporale, state un pochino fermo. Impedisci i soldati di... C'è un soldato laggiù. Non devono far esplodere quei barili. Uccidi chi cerca di accendere le micce. Vieni qua, tu. Ok. Ne arriva un altro. Prima andiamo da quello che ha la torcia e vuole far esplodere tutto quanto. Almeno... Almeno lo vogliamo completare un obiettivo secondario in questa prima missione. Vieni qua. Vieni qua, t'ho detto. Fermalo! Sta per farcela! Come sta per farcela? E mo è spawnato, in che senso? Noi qui non abbiamo la moneta, se non mi sbaglio. Vieni qui, bel bambino. Oh, veramente ce la stava per farcela questo qua. Qui c'è un tizio in rosso, però non c'è nessuno. Perché qui ci sono dei barili. Quindi l'amico è qui. No, aspetta. No, 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 no. Vieni qui tu. Ok, un pochino buggata sta animazione, però a noi ci va bene. L'importante è che siamo riusciti a ucciderlo. No, ha fatto boom, eh. Niente, prima missione per obiettivi secondari è stato un grande fallimento. Non siamo riusciti a fare nessun obiettivo secondario. Che schifo. Per fortuna che in questo caso già ce l'abbiamo platinato, già ho il salvataggio tutto 100%, quindi non è che ci cambia così tanto la vita. Ok, non me lo ricordare che non ho fatto nessun obiettivo. O mi viene da piangere. Voleva distruggere l'intera città. È soltanto per te, per perderti. È tutta colpa mia. Sì. Io non capisco. Washington mi conosce. È una persona di senno, se non altro. Ma non è lo stesso uomo che un tempo mi era amico. In che di senso? Cosa parlo? Quando mai avresti incontrato quel mostro? L'ho fatto. Io... Madre, è tutto sbagliato. Washington, la violenza, tutto quanto. Che è diventato re. E non presidente. Dobbiamo correre ad avvisare il villaggio prima che quel pazzo arrivi a distruggere tutto. Mi lasci già l'overworld? Viaggio rabbio, credo che... No! Monta a cavallo. Monta con lo spazio, ok. Scusi. Sono abituato che le poche volte che ho giocato a Red Dead con mouse e tastiera non hai avere il tasto con cui interagisci di solito. Povera città distrutta soltanto per una Lexington che donna. Conoscevo era il teatro di un grande trionfo. Ora è il luogo di un disastro. Di qua. Faremo prima. E poi non sappiamo neanche il motivo per la quale nostra madre vuole lo scettro. Perché potrebbe essere che lo vuole per il suo... No, non credo. E spoiler, non è così. Essendo una donna con un bellissimo carattere e vuole la sua gente libera, come abbiamo visto all'inizio di Assassin's Creed 3, quando si è alleata con Itam, vuole togliere soltanto il potere ai cattivoni. Aspetta, ahia! Che peccato, io adesso la vorrei avere, la monetina di James Kidd. Però non mi dovete picchiare a me, perché se mi picchi... Ahia! Ma tu senza spada come mi hai colpito? Se non hai la spada... Ok, morto. Stavo pure per perdere. Il collere Giorgio è sul sentiero di guerra e vuole distruggere il villaggio. Ci serve l'aiuto di tutti. E tutti con il tuo di pietra, che bello. Lo sappiamo. Per questo Yener ci ha mandato all'albero sacro. Vuole che difendiamo la nostra gente. Preparando l'infuso. Ma è uscita di senno. Gli effetti negativi ne oscurano i benefici. Non dovete farlo. Hai visto cosa può fare? O così o così. È pericoloso. Io l'ho visto. Non è solo pericoloso. Conduce alla pazzia e persino alla morte chi ha uno spirito debole. Obbediremo alla grande madre. Credetemi! L'infuso dell'albero sacro è follia. Venite con noi. Obbediremo al volere della grande madre. Raccoglieremo. Ovvero la vecchia saggia. Parla con Oyener. E se la convincerai, li bruceremo. Ci puoi contare. Qui non mi ricordo se riesce a convincerla o meno. Ok, stiamo recuperando la vita.
Ah, ma cos'è questo albero sacro? E perché nessuno me l'aveva detto prima, che quando cos'è sono l'infuso andato dell'albero sacro? A uccidere tutti i templari? Si prepara con i ramoscelli dell'albero sacro e lo bevono solo i guerrieri. Conferisce io sono un guerriero. Poteri, Radona Gedon. Mamma, perché non me l'avete dato prima? Ho rischiato 14 miliardi di volte la vita. Forse con questo potere deve essere un pochino l'hai più mai semplice. Bevuto? Mai. Ma ho visto cosa accade a chi lo fa. Tu sei figlio di un uomo violento. Ne verresti danneggiato più di chiunque altro. Non ti permetterò mai di bere. Dai, Itam non era così malvagio, occhiolino, occhiolino. Per fortuna siamo arrivati in tempo. Ok, il nostro villaggio per ora ancora non ha preso fuoco, per ora. Poi non so, non mi ricordo se vi è bruciato anche il DLC. Vuoi preparare l'infuso dell'albero sacro? Hai dimenticato che cosa succede a chi lo beve? Io no. No, cane zio. Ma quando si è che di fronte trigger a un uomo la vecchia refonde, anziana non c'è parla un'altra in italiano. Via. Non c'è altra via. Combatteremo con le nostre forze. Oh, io per e mio figlio li abbiamo sconfitti bene. Da soli. Immagina la forza di un intero villaggio. E quanti soldati indomiti avete abbattuto in una volta sola? 2? 5? 10? Arriveranno in migliaia a ucciderci. Migliaia per causa tua. Beh, non ha tutti torti la vita. Dipende solo dalla forza dell'albero sacro. Sei folle quanto il re. Fai come vuoi, ma mio figlio non berrà quell'infuso. Allora come te, morirà. Spoilers. In realtà, in futuro me lo berrò. Mamma. Che stupida vecchia! Cosa vorresti che facessimo, madre? Non ci resta altro che lottare. Lo so, ma ho qualcosa che ti aiuterà. Apparteneva a tuo padre. Mio padre? Ah, le lame celate. L'ho lasciato molto tempo fa, prima di morire. Ah, perché qui in questa realtà alternativa è morto Itam e non sono stati a ucciderlo. Sì, se, infatti. Le lame celate, proprio quelle le che aveva lui. Le ha lasciate qui per me. Apparteneva a un ordine, una confraternita. So chi era mio padre e so cosa sono queste. Davvero? Mi torneranno utili. Tutti gli anni che mi ha allenato a Kill. Come fai a saperlo? Non so spiegarlo. Lunga storia, qui è tutto mamma. Sbagliato. Non ha senso, neanche la tua presenza. Ti ho vista. Ecco. Siamo arrivati al nostro villaggio. Tanto se siamo arrivati noi con due cavalli, credo che siano arrivati pure loro con i vari carri, varie armi e tutto quanto. Che belle le lame celate. Chissà per quale motivo, per quale assurdo motivo l'hanno tolto il combat system negli ultimi giochi. Serve soltanto per fare le kill in modo stealth. Di là, che figo! Soprattutto quelle di Connor, che una diventa un coltello. Scappate! Non avranno pietà di voi! E poi qui non difendi il villaggio da Washington, credo che li devo uccidere tutti. Ma sono un bel po', quindi tutta una volta arriva Giorgino e farà qualche danno, perché sono veramente troppe le truppe. Ma infatti non ho più la minima, per quale motivo? Ok, era sopravvivi e basta. Anche perché sì, di nuovo il villaggio, ma perché? Povero villaggio. Ah, vedi? Gli amichetti. Talvolta perdo la speranza di vincere. Dubito della mia capacità. Dai, bro, tu eri un bravo ragazzo, ci hai aiutato più e più volte. Voi al mio fianco. So che porteremo la libertà in questa nazione. E lo faremo con il pugno di ferro. Posso contare sulla vostra lealtà? Avete la mia parola d'onore. È la mia. Grazie, fedeli amici. Se non mi sbaglio, lui è il traditore, quella alla sua sinistra.
che si trovava in una missione extra. Ma in questo caso ho visto che ha la mela dell'Eden e quindi ha visto del potere Giorgino. Non potrete mai vincere. Tu sei ancora viva. Sorprendente. Stavolta mi accerterò che tu muoia. No, Giorgino, di nuovo no. Una volta basta, avanza a vedere la mammina morire. Sì, però tu col teolino versus mela dell'Eden. Col teolino di pietra, poi. Washington. Boss fight con Giorgino? Sì? Stai lottando contro la libertà. Ok. Questa è. È come dovrà essere. Aia, uccidi il folle Re George. Non mi fa avvicinare, quindi è una boss fight scriptata in cui dovrò perdere. Sì. Ho il potere! E regnerò su un mondo libero. Boom. E qui non posso saltare. Dai, Connor, alzati. Dobbiamo uccidere lui con un frutto delle. Con un'arma di pietra. Let's go. No? Aia. Qui noi non abbiamo frutti. Andate qua. Non si sa mai. In che modo sopravvive Connor con due pistolettate, una baionettata e poi l'esplosione della baionetta? Chiedo per un amico chiamato Radonaghetto. Ok, mi ricordavo che all'inizio morisse la mamma. 5 mesi dopo. Però mi ricordavo che ci ammazzava anche a noi. E poi così malo modo. Si è svegliato. Sì. Non so come, ma siamo ancora vivi. Dove siamo? In un posto sicuro, grazie ai tuoi fratelli. Che mai visti prima? Prima d'ora, prima del villaggio. Sì. Ha fatto di nuovo boom. Re George l'ha bruciato. Cercava tua madre, quella testarda. Lei dov'è? Non mi ha dato ascolto e ora è morta. Sì, però lo puoi dire un pochino più delicatamente. Non sembri sorpreso. È che lo sapevo già. Io lo so. Ma il comandante Washington, la rivoluzione. Come siamo arrivati a tanto? Nessuno sa come Re Washington abbia ottenuto lo scettro. Ma ora che ce l'ha, nessuno può fermarlo. E te non lo sappiamo. Per sopravvivere, gli stavamo alla larga. Ma tua madre ha provato a rubarglielo. E così l'ha fatto infuriare. Non si fa queste cose. Ora, la nostra gente è morta. Gli uomini della frontiera vengono uccisi o catturati. Come mai siamo vivi? Grazie alla forza che ci dona l'albero sacro. Una forza che ora scoprirai. Ma mia madre diceva che... Tua madre era una sciocca, piena di ideali e testarda. Ora che il potere di Re George è stato minacciato, ci renderà tutti suoi schiavi. Radonaghedon. Tocca a te rimediare all'errore di tua madre. Dove sta scritto questa Recati cosa? Recati all'albero sacro, arrampicati e prendi i ramoscelli che crescono in cima. Bevi il loro infuso e otterrai il potere di combattere. Di rovesciare il folle Re George. Quale potere? Recupera le forze e te lo mostrerò. Ok, quindi dobbiamo salire su questo albero che
prima del 10, ripeto, non sapevo dell'esistenza. Sei pronto? Chissà per quale motivo l'anziana saggia non mi ha detto nulla. Tornerò con i rami e magari con della carne fresca per noi. No, lascia stare il cibo. Prendi soltanto i rami, falli bollire in acqua e bevi l'infuso. Dopo sarai pronto a tornare a combattere insieme ai tuoi fratelli. Più forte che mai. Bevi la sua forza. Diventa uno di noi. Non lasciare tracce mentre ritorni qui. Vai! Ci vedremo all'albero sacro. Ah, ma quello ha una mano dipinta in faccia. Ah, quindi adesso abbiamo sbloccato l'open world e possiamo andare ad aprire tutti questi scrigni. Che credo che farò in off camera, perché io mi ricordo che ogni scrigno ci dà o un upgrade alle fondine, alle borse delle munizioni, eccetera eccetera, o alle armi. Per esempio noi, non mi ricordo se usate la F, sì, abbiamo il Tomahawk, armi pico Tomahawk, quello di pietra, se non mi sbaglio, no? Ah no, questo che non ho mai visto, ok, non è né quello dell'assassino né quello di pietra che ci dà all'inizio. È un Tomahawk. In queste ceste potrei trovare un Tomahawk più forte, una pistola più forte che ci agevola nelle missioni successive. Anche forse dei vestiti, però quelle sono soltanto quelle per completismo. E queste cose non so che cos'è, manufatto. Non ho la più pallida idea di cosa sia questo manufatto. Ma, ok, devo andare a prendere tutti questi collezionabili, credo, che per il primo episodio, anche perché, come ho detto nel video di Minecraft, questi DLC sono cortissimi, mi ricordo che sono corti, quindi ci sta a fare dei video più corti. Quindi se questo video vi sia piaciuto mettete un grossissimo mi piace, condividete a tutti i vostri amichetti, dite a tutti i vostri amichetti se siamo ritornati a fare walkthrough e soprattutto con il nostro caro amico Connor, chiamato anche Radonageddon, e niente, bella!